Salve, benvenuti nel mio canale. Io sono Zaira e oggi voglio offrirvi questo interattivo. È lui l'uomo del mio destino? Quindi è un interattivo appunto dedicato a coloro che hanno una persona nel loro cuore, nella loro testa, nei loro pensieri e vogliono sapere se è lui l'uomo del vostro destino, cioè vogliamo sapere se quest'uomo che a noi piace tanto, che abbiamo nel cuore, è l'uomo destinato a noi. Quindi le varianti è aperto ovviamente a tutti, sia che siete in coppia, sia che vi siete lasciati, c'è un allontanamento. Insomma, comunque è una domanda che può andare bene ad entrambe le situazioni, sia che state insieme, sia che non ci state più. O comunque vi siete allontanati per un momento. Allora, le varianti sono due. Abbiamo la prima variante con il Rider White con il quarzo rosa, la seconda variante con i tarocchi classici con appunto l'occhio di tigre. Io ho anche messo qui, come vedete, alcune carte degli oracoli. In particolare gli oracoli rispondono, gli angeli rispondono e gli angeli del cuore, che diciamo poi alla fine daranno un loro consiglio, un pensiero così dall'universo. Allora, intanto voi, se insomma non avete ancora deciso la variante, bloccate il video, prendetevi tutto il tempo che appunto avete bisogno. Io parto con la prima variante del quarzo rosa. Il quarzo rosa. Allora, mentre mischio i miei tarocchi, voglio ricordarvi che gli interattivi sono sempre validi, in qualsiasi momento li ascoltate. Voglio anche dirvi che gli interattivi sono delle stesure generalizzate, quindi non possono assolutamente risuonare su tutti. Quindi prendete ciò che vi appartiene, lasciate stare ciò che non vi appartiene. Per chiunque voglia approfondire un argomento, è necessario fare un consulto personalizzato. Chi è interessato a farlo con me, negli info box ci sono i miei contatti, sarei felice, sono felice di potervi aiutare. Allora, quindi andiamo subito alla prima variante. Il quesito è lui l'uomo del mio destino? Quindi concentriamoci su questa persona che abbiamo nel cuore, su questa persona che appunto è nei nostri pensieri e ci chiediamo se è lui l'uomo del vostro destino. Quindi ripetete: è lui l'uomo del mio destino? Visualizzate la faccia, gli occhi, la figura intera. Non incrociate mani e piedi, concentratevi sulla domanda e sulla persona e andiamo subito a vedere che cosa ci dicono i tarocchi per quanto riguarda questa prima variante per coloro che hanno scelto il quarzo rosa. È lui l'uomo del mio destino? Andiamo a vedere. Abbiamo come carta del fondo mazzo un 7 di denari che ci parla appunto di, come dire, una realizzazione, cioè come se noi in qualche modo vogliamo, da questa stesura, cioè questa energia di un lavoro, di una posizione buona, di una situazione redditizia. Prima carta abbiamo il carro. Seconda carta abbiamo l'imperatrice. Terza carta abbiamo l'asso di coppe. Quarta carta abbiamo gli amanti. Ragazze, carte veramente, ragazze e ragazzi, carte veramente bellissime. Quinta carta abbiamo l'imperatore. Sesta carta abbiamo il re di spade. Settima carta abbiamo il 7 di denari.
Allora, quindi vediamo se questa è appunto è lui, è l'uomo del vostro destino. Allora, come vi dicevo, fondomazzo abbiamo l'otto di denari. Questo otto di denari appunto ci parla di un lavoro redditizio, cioè di un qualcosa che noi ci siamo impegnati a fare e quindi vogliamo avere dei risultati. Allora, intanto qui ragazzi, ragazze, la domanda è appunto se lui l'uomo del vostro destino. Guardate qua cosa abbiamo. Abbiamo un imperatore, un'imperatrice. Quindi è assolutamente l'uomo o la donna del vostro destino. Sapete, io mi rivolgo al femminile perché siete più donne che uomini, però volgete appunto a secondo del sesso che siete, sono energie, non c'è sesso. Quindi è lui l'uomo del mio destino e lei la donna del mio destino? Assolutamente sì. Qua c'è una coppia karmica. Qui abbiamo un imperatore, un'imperatrice. Coppia karmica. E non solo, abbiamo un grande amore, perché abbiamo la carta degli amanti e abbiamo l'asso di coppe, che ci parla appunto di un amore fatale. In questo caso, la carta degli amanti non assume nessuna ambiguità di scelte, perché è molto palese, no? Perché vedete, abbiamo come inizio di apertura della stesa il carro. Il carro ci parla di vittorie, ci parla di riuscita, ci parla di un movimento fortissimo e ovviamente se in questo momento voi con questa persona state vivendo un momento difficile, di difficoltà, questa è una carta che vi aiuta, è una carta che vi porta soccorso, vi porta conforto e sicuramente ci sarà questa fine di questo litigio. Se invece siete in una situazione in essere, questa carta vi dà una spinta in più. Potrebbe chiedervi un matrimonio, di vivere insieme, o se ancora non si è dichiarato, potrebbe dichiararsi. Quindi è assolutamente una carta molto positiva e anche questa è una carta di assenso. Quindi è lui l'uomo del vostro destino, assolutamente. Lui vi considera l'imperatrice, quindi la donna del suo cuore, la donna piena di fascino, una donna molto positiva nella sua vita, una donna che lui ama. Una donna meravigliosa, bellissima, molto e molto attratto da voi. Con l'asso di coppe abbiamo appunto questo amore fatale. Gli amanti ci parlano appunto di attrazione, di scelta col cuore, di prove superate. Lui è l'imperatore, certo, diciamo che questa persona c'è da dire. Se no era proprio tutto troppo perfetto. C'è da dire che questa persona è una persona un po' con un carattere un po' particolare, perché qua ci viene l'imperatore e il re di spade. Quindi re di spade, ricordo che le spade sono un segno d'aria, quindi bilancia, gemelli, acquario, portarne l'ascendente o comunque avere qualche pianeta importante con questo segno o comunque un'energia di una persona molto ferma, molto autorevole, una persona di comando, potrebbe anche indossare una divisa, avere un lavoro autorevole, che ne so, un giudice, un avvocato, un poliziotto, insomma, una persona con un carattere molto rigido. E anche l'imperatore, sappiamo benissimo che anche quello dà autorità. Una forte personalità, molto rigido, una persona che non perdona facilmente, una persona comunque anche piena di sé, egoica. Quindi diciamo che nonostante quest'uomo sia l'uomo del vostro destino e ce lo dicono le carte, però dovete anche sapere che comunque in questa situazione avete a che fare con una persona molto dura, molto rigida, molto incentrata su se stessa, poco empatica. Quindi una persona, insomma, con un carattere particolare, molto anche un po' prepotente, insomma, una persona non facile da gestire. Però, in ogni caso, con il 7 di denari che conclude la stesa, abbiamo comunque un risultato di
di aiuti, di benessere, di vincita. Quindi comunque la situazione, per quanto lui abbia questo carattere così, però voi con la dolcezza dell'imperatrice, con il fascino, il carisma di questa energia, di questa imperatrice, sicuramente avete conquistato il cuore di questa persona, anche se, ripeto, potrebbe avere anche dei tratti un po' narcisistici, non ve lo nascondo, però comunque tutto sommato è una personalità un po' così, però i sentimenti sono puri ed è lui l'uomo del vostro destino. Allora, per coloro che hanno scelto il quarzo rosa, andiamo a vedere cosa ci dicono gli oracoli riguardo a questa variante, se coincidono con le carte dei tarocchi. Allora, qua viene la carta lascia andare il bisogno di controllo, quindi evidentemente dovete permettere a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Viene la carta storia d'amore, quindi gli angeli vi rispondono appunto in sincronia perfetta, un sincronismo perfetto con queste due carte, vedete che uscivano, vedete, gli amanti e l'asso di coppe e gli angeli confermano i tarocchi con una grande storia d'amore. Quindi, e infine, gli oracoli vi dicono essere imparziali, viene fuori questa carta. Che cosa parla? Questa carta ci parla di equilibrio, di riflettere sulle scelte, perché ogni scelta ha una sua causa e un suo effetto. Quindi dovete avere con questa persona degli scambi alla pari, quindi scambi dare e avere nello stesso modo, nello stesso, diciamo, con lo stesso. Con la stessa voglia di dare dovete anche ricevere. Ecco. Quindi io che cosa vi posso dire? Questa è una stesa veramente bellissima, molto positiva. Ribadisco la domanda: è lui l'uomo del vostro destino? Assolutamente sì. Avete incontrato il vero amore, state vivendo o vivrete una storia d'amore, anche se questa persona, vi ribadisco, ha un carattere un po' difficile. Forse ci sarà qualche contrasto, ci saranno anche qualche piccola incomprensione, perché qui parliamo di uno proprio tosto, però voi con il carro che comunque vi dà la riuscita e con il fatto che siete un'imperatrice e quindi sapete come gestire il vostro imperatore, io direi e vissero felici e contenti. Allora, complimenti per chi ha scelto la prima variante, il quarzo rosa. E adesso, se vi è piaciuto ovviamente il video e la variante, mettetemi un like. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, fatelo, perché sapete benissimo che il canale ha bisogno del vostro sostegno per crescere. Allora, andiamo alla seconda variante. Benvenuti a coloro che hanno scelto l'occhio di tigre, che metteremo qui con le carte degli oracoli che andremo poi a vedere dopo. Allora, quindi a coloro che hanno scelto la seconda variante, intanto voglio dirvi che gli interattivi sono sempre validi dal momento in cui li vedete per la prima volta. Vi voglio anche dire che gli interattivi generalizzati non sostituiscono una stesura personalizzata. Quindi non possono esserci responsi esatti per tutti coloro che seguono il video, appunto perché siete tanti, le energie sono tante. Se volete una certezza o volete un consulto personalizzato, dovete appunto richiedere quello. Nell'info box ci sono i miei contatti, sarò felice di aiutarvi. Allora, è lui l'uomo del mio destino? Concentratevi sulla domanda, sulla persona. Non incrociate mani e piedi, fate affluire l'energia. Pensate alla persona che avete nel cuore in questo momento, che pensate appunto di amare o che amate, oppure la persona che vi piace tanto, che avete nei vostri pensieri, e formulate la domanda: è lui l'uomo del mio destino? Vediamo cosa ci dicono le carte.
Guardate, come fondo mazzo abbiamo l'asso di coppe, vedete, quindi già abbiamo un'energia meravigliosa, e sotto l'asso di coppe, guardate qua che c'è, l'asso di denari. Che vi devo dire, ragazzi? Con la primavera sboccia l'amore. Una carta veramente molto, molto fortunata. L'asso di coppe. E il terzo asso, no, ma vi prego. Ma guardate le carte quanto sono meravigliose, mamma mia. Tre assi così nel giro di 2 secondi e sono tutti assi propositivi. Poi abbiamo il due di coppe, ragazze, ma qui veramente, veramente non lo so, c'è un'energia meravigliosa. Fante di bastoni, abbiamo il due di bastoni, abbiamo il fante di denari, il re di coppe. E infine il 4 di coppe. Anche questa è una stesa positiva. È una stesa positiva perché intanto qui abbiamo come appunto, come dicevo, abbiamo come fondo mazzo abbiamo l'asso di coppe. Ragazzi, già l'asso di coppe risponde a questa domanda, perché l'asso di coppe ci parla appunto di un amore fatale, di un avvenimento, di un'abbondanza, di un qualcosa appunto che così che ci cambia totalmente la vita. La prima carta della stesura è un asso di spade, a seguire un due di coppe. Insomma, ragazze, qua c'è un amore molto forte. Qua si parla di passione, si parla di unione, di una relazione sentimentale forte, si parla di un dinamismo anche di questa situazione, perché comunque l'asso di spade ci parla di forza, di volontà, di azione e soprattutto di sessualità. Quindi c'è anche un grande trasporto sessuale fra voi e questa persona. Allora, qui mi viene l'energia di un fante di bastoni che appunto ci parla anche di situazioni in movimento, di notizie. Anche il fante di denari in questo caso ci parla appunto di un voler comunque progredire, perché vedete il 2 di bastoni, che è una carta comunque, è una carta di coppia anche questa, no? Notate notate proprio la sequenza: asso di coppe, asso di spade, due di coppe, fante, fante. Cioè, qui c'è una sequenza di carte e dove mi viene da pensare che nonostante questa persona al momento si è sempre dimostrata verso di voi abbastanza infantile, abbastanza poco come dire, incline a un concretizzare con voi, magari si è dimostrato più amico che fidanzato, oppure magari non vi ha ancora dichiarato i suoi sentimenti, ma di fatto qui c'è una prorompente passione che sta per esplodere, anche se lui fino adesso ha avuto un attimo di come dire, di attesa, come se avesse voluto avere il tempo di consolidare, ma lui è cresciuto, perché vedete il fante di denari è un fante che deve crescere, deve migliorare, no? È un apprendista, diciamo, no, della vita, e lui è migliorato perché si è trasformato nel re di coppe. Il re di coppe è l'uomo che offre amore, offre la sua coppa d'amore. Quindi qua stiamo parlando comunque di un amante ideale, di uno sposo, di una persona stabile. E conclude la stesa il 4 di coppe. Quindi quest'uomo è sicuramente l'uomo del vostro destino, perché comunque i 4 ci parlano di stabilità, ci parlano appunto di progetti in crescita, per cui io devo veramente dire che questa persona, questo re di coppe, è l'uomo del vostro destino. Stiamo parlando di un re di coppe che potrebbe essere un segno di acqua, quindi cancro, pesce o scorpione, portarne l'ascendente, oppure essere comunque una persona che ha questa energia, no? L'energia appunto di una persona molto
sanguigna, una persona che anche questo, insomma, voglio dire, pure prendiamolo con le pinze, perché insomma, questi sono anche uomini molto sentimentali, uomini molto così da impulso, appunto, dicevo, sanguigno, no? Uno che se scalda facilmente può anche avere dei tratti di irascibile, violenti, però potrebbe anche essere portato a piccole scappatelle, però tutto sommato, voglio dire, la perfezione non è di questo mondo, quindi devo dire che anche questa stesa è abbastanza, anzi è molto positiva, perché qui abbiamo delle carte importanti che ci parlano di amore e ci parlano di un uomo intenzionato a darvi stabilità, quindi se è lui l'uomo del vostro destino, sicuramente lo è. Adesso andiamo a vedere le carte degli oracoli a coloro che hanno scelto la seconda variante dell'occhio di tigre. Che altro ci dicono su questa vicenda? Allora, ci dice: potrebbe essere la persona giusta. Vedete, avete incontrato la persona che cercavate. Quindi, comunque, ribadisce che è l'uomo del vostro destino. Abbiamo la carta del perdono. Vedete, mi usciva un po' questa energia del re di coppe con qualche scappatella, e quindi ribadisce che forse c'è da perdonare qualcosa, anche perché non dimentichiamo i due fanti che ci parlano che c'è stato con voi questa persona, ecco, questa persona con voi ha avuto un inizio un po' infantile, che poi si è trasformato in un re di coppe, però probabilmente il passato avete bisogno di perdonare questa persona, perché con i due fanti e con la carta del due di bastoni in mezzo mi parla un po' di qualche conflitto, di qualche sofferenza che il suo, diciamo, la sua mancanza di maturità in passato vi ha portato a qualche sofferenza. Quindi il perdono ci sta tutto. Come poi ultima carta, appunto, degli oracoli, gli oracoli ci dicono casa dolce casa. Che dire, è una carta molto bella questa. Parla di appunto un rapporto colmo d'amore, è sicuro. Parla di sentirsi a casa e di stare bene con se stessi e con il partner. Quindi veramente una stesa molto bella anche questa, sono contenta, tutte e due le stesse sono venute fuori benissimo, sono veramente felice di questo. Quindi, se vi è piaciuta anche la seconda stesa, mettetemi un like. Se ancora non siete iscritti al mio canale, fatelo. E, insomma, queste sono state le due stese di oggi. Alla domanda: è lui l'uomo del mio destino? Veramente due stese molto belle. Ragazze e ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. E vi voglio anche ringraziare di cuore del sostegno che state dando al canale. Mi raccomando, continuate così e fate crescere il canale. Ha bisogno di voi per crescere, per sostenersi. Vi mando un bacione grande grande. Ciao, al prossimo video. Ciao.